Tra i tantissimi fans dei Nomadi, Gabriele Bianchini è forse il più speciale. Divenuto negli anni amico di Augusto, quando nel 1990 si sposò a San Felice con Annalisa Okra, i Nomadi gli regalarono un vero e proprio concerto allestito nel giardino di casa e la foto degli sposi divenne addirittura la copertina dell'ultimo disco con la voce di Augusto. Ieri sera, nel Teatro Comunale di San Felice, si è tenuto un concerto di solidarietà dei Lato B, la formazione ufficiale di cover dei Nomadi, in cui canta Gabriele Bianchini, fondatore del gruppo. Ospiti della serata, per la prima volta di nuovo insieme a distanza di 30 anni, i componenti storici della band Amos Amaranti, Franco Midili e Gianni Coron. Presente sul palco anche Rosanna Fantuzzi, compagna di Augusto Daoglio e infaticabile promotrice della fondazione Augusto per la Vita. Oggi sono quasi 18 anni che è morto Augusto, abbiamo consegnato circa 560.000 euro in borse di studio nei centri oncologici che ci hanno presentato dei progetti importanti e devo dire che i primi progetti che abbiamo appoggiato sono farmaci che sono ormai largamente usati soprattutto dalle donne operate al seno di tumore. Quindi è un orgoglio grande di ricordare Augusto con un'associazione che aiuta la vita. Un po' come musicista proprio, è vero? E poi con il Lato B, È un grande onore per noi. Un grande onore per tutti e soprattutto credo che sia un grande onore anche per il pubblico stasera poterti applaudire. Amos Amaranti con il Lato B. Allora facciamo un salto indietro negli anni, appunto. Facciamo difesa di amore. Abbiamo provato 5 minuti prima, ma sarà comunque un successo. Amos Amaranti! Lei era bella, era tutto
sentito una voce.